Siamo in compagnia di Marco Simon Puccioni, regista del video di Love is Right. Marco, il video che hai girato con gli attori e le attrici aderenti alla manifestazione di oggi è tra i più visti e condivisi del web. Com'è nata l'idea di un video così efficace nella sua semplicità? Beh, appunto, nasce dall'idea che doveva essere semplice. Ho chiesto agli attori di mettersi semplicemente una maglietta bianca e una nera, come a significare appunto che in base alle loro scelte, preferenze sessuali, possono avere dei diritti o non averli. Quindi la stessa persona può, a seconda di con chi vuole unirsi, avere dei diritti importanti, o perderli nel momento in cui decide di amare una persona dello stesso sesso. Quindi l'idea era questa e doveva essere immediata, semplice. Poi tra l'altro avevo il mio film in uscita come il vento, quindi ero veramente un po' di corsa, ma forse questo ha aiutato a farla ancora più immediata, più semplice, più diretta. Sappiamo che tu credi molto nell'utilità di impegnare il cinema sui temi sociali. Come si riesce a combattere le discriminazioni attraverso il cinema o altre forme di arte in genere? Ma io penso che il cinema è una forma anche di scambio di idee, di educazione continua, quindi io ho imparato tantissime cose dal cinema e credo che tante altre persone lo possano fare, quindi raccontando storie, vedendo le esperienze, le vite degli altri in una rappresentazione cinematografica impariamo moltissimo su appunto i diritti, sulla libertà, su noi stessi. Faccio cinema, quindi credo che sia qualcosa di importante e rilevante, e credo che dal cinema, veramente dal cinema, così dall'arte in generale, noi continuiamo a crescere, continuiamo ad ampliare la nostra coscienza e a capire appunto in questo caso che i diritti anche di una piccola minoranza sono i diritti di tutti, perché tutti noi dobbiamo avere la libertà, e volendo, di poter essere quello che siamo. Quindi questo non deve portare una diminuzione dei diritti. Come vive una famiglia omogenitoriale come la tua senza alcun riconoscimento di diritti? Beh, in realtà noi viviamo molto bene, perché ci vogliamo bene, ci sentiamo e ci riconosciamo come una famiglia. I problemi nascono probabilmente quando ci sono delle situazioni particolari, come sono appunto quelle del video, cioè quindi nel momento in cui uno vuole adottare, vuole ricorrere alla procreazione assistita, nel momento in cui vuole assistere il proprio compagno in una situazione magari di crisi. Cioè, diciamo, finché va tutto bene, il fatto che lo Stato italiano ci ignori non ci cambia molto la vita. Ma nel momento in cui si possono creare, come la vita purtroppo ci insegna, delle situazioni di difficoltà, di crisi, allora questi diritti diventano fondamentali, e non averli è veramente un'ingiustizia. Avete mai vissuto situazioni di discriminazioni, magari nell'asilo dei bambini? Come si comportano le maestre o i bambini stessi e i genitori degli altri alunni con la vostra famiglia? Ma devo dire che l'esperienza è stata più che altro positiva, nel senso che i bambini hanno un'ingenuità per cui fanno delle domande molto dirette, ma non c'è nessuna malizia quando dicono: ah, tu hai due papà, me ne presti uno. Sono molto più semplici, non trovano la cosa strana, vedono anzi come un vantaggio, anzi chiedono perché loro pure non hanno due papà. Le maestre in genere, almeno nel breve percorso, i figli hanno solo 4 anni, diciamo, quasi tutte si sono dimostrate sempre molto partecipi, molto solidali con noi, tant'è vero che il mio compagno, che appunto non è il padre legale dei bambini, è stato eletto rappresentante dei genitori nel nido, quindi questo dice quanto appunto gli altri genitori possono guardare positivamente la nostra famiglia. Quindi le esperienze sono state positive. Probabilmente chi non è d'accordo si tiene lontano, critica, ma finora rimane a distanza. Che andrebbe anche bene così, se voglio dire, non è che dobbiamo essere sempre tutti d'accordo su tutti, il problema è lo Stato, cioè che ci siano delle persone che non siano d'accordo è normale, penso che sia anche forse sano. Che lo Stato non tuteli invece la nostra famiglia, questo non mi sembra sano, questo mi sembra un'ingiustizia bella e buona. Per concludere, oggi Love is Right, perché?
Proprio per questo, perché siamo indietro rispetto a tutto l'Occidente, rispetto a tutta l'Europa, e il nostro paese ha bisogno di fare dei passi avanti sui diritti, ha bisogno di essere più inclusivo. Io poi mi sono occupato appunto di immigrazione, mi sono occupato di altre minoranze, quindi anche delle cose che non mi riguardano direttamente, però so quanto è importante che tutti noi ci battiamo anche per i diritti degli altri, per avere una società più inclusiva, perché se non facciamo questo appunto prima o poi anche quelli che si sentono al sicuro saranno vittime di discriminazione. Quindi l'Italia deve fare dei passi avanti e coltivare i diritti, davvero. Grazie mille.